Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Assemblea ha approvato all'unanimità la mozione dei consiglieri Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria, e Tommaso Bori, del Partito Democratico, avente per oggetto strutture sanitarie e sociosanitarie, applicazione nuove tariffe, verifica ingressi e trasferimento ristori Covid. Fora ha spiegato che questo provvedimento impegna Presidente e Giunta regionale ad attivare un tavolo di lavoro tra Regione, aziende sanitarie, ANCI e rappresentanti degli enti gestori al fine di avviare un monitoraggio avanzamento ristori 2021 enti gestori servizi, un monitoraggio sull'effettiva entrata in vigore delle nuove tariffe 2022 e le modalità di adeguamento economico delle tariffe relative a gare e servizi in corso, un monitoraggio sull'invio dei dati degli anziani nelle residenze protette, residenze sanitarie assistite. A oggi non sono state definite ancora le nuove tariffe coerenti con i nuovi standard delle strutture e i ristori alla rete delle strutture sociosanitarie non sono stati ancora trasferiti. La soluzione più immediata sarebbe dunque adeguamento delle tariffe entro aprile. Per questo la mozione, per questo il tavolo di lavoro tra Regione, aziende sanitarie e ANCI. L'Assemblea ha anche approvato all'unanimità la mozione del consigliere regionale Daniele Carissimi, gruppo Lega, dal titolo Contributi ai cittadini per la sostituzione e l'efficientamento di impianti di riscaldamento alimentati a biomasse legnose. Il provvedimento punta a promuovere il miglioramento tecnologico dei sistemi di combustione e il passaggio a sistemi ad alta efficienza e basse emissioni inquinanti. La mozione impegna la Giunta a concludere con il Ministero l'aggiornamento e l'estensione dell'accordo di programma attraverso il quale destinare parte dei nuovi finanziamenti all'erogazione dei contributi rivolti direttamente alla sostituzione degli impianti di riscaldamento civili o biomasse della Conca Ternana e nella zona di Valle, quindi procedere senza ritardo a darvi attuazione. Chiede inoltre di prevedere lo stanziamento di risorse regionali in favore di cittadini ed enti locali per finanziare interventi di rottamazione e sostituzione di impianti termici a combustione di biomassa legnosa presenti sul territorio regionale con impianti di nuova generazione ad alta efficienza e basso impatto di emissioni. L'Assemblea ha quindi approvato all'unanimità il disegno di legge della Giunta di ratifica dell'intesa per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Questo provvedimento convalida l'intesa sottoscritta da tutti i presidenti delle regioni italiane per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni, un organismo di coordinamento politico per discutere, valutare e trovare un'intesa su atti governativi. Istituita nel 1981, finora ha agito senza una chiara istituzionalizzazione e con questa intesa diventa un raccordo politico stabile e strutturato che ha come principali finalità il confronto tra regioni su questioni di comune interesse, la diffusione delle migliori pratiche e l'elaborazione di posizioni comuni da rappresentare principalmente al governo italiano, al Parlamento e alle istituzioni europee. Sempre nell'ultima riunione d'aula, l'Assemblea legislativa ha approvato un atto di indirizzo sulle criticità della gestione carceraria e ce ne parla in questo servizio Marco Paganini. Dopo aver preso atto con voto unanime della relazione del Garante regionale dei detenuti, il Consiglio regionale dell'Umbria ha votato, sempre all'unanimità, una proposta di risoluzione predisposta dalla terza commissione che tiene conto delle indicazioni emerse dalle audizioni con i direttori degli istituti penitenziari dell'Umbria. La relazione e la risoluzione mettono in evidenza una serie di criticità che si sono registrate negli istituti umbri, tra cui il sottodimensionamento dell'organico, le difficoltà legate alla problematica linguistica, l'aumento del tasso di suicidi, l'elevato numero di persone con problematiche psichiche non adeguatamente trattate dai servizi sanitari, la crescita delle aggressioni ai danni del personale in servizio, il trasferimento di detenuti problematici dalle carceri della Toscana.
Preso atto di tutto questo, l'atto di indirizzo chiede all'esecutivo di Palazzo Donini di sollecitare l'amministrazione centrale penitenziaria e il governo nazionale affinché provvedano ad intervenire, anche ad istituire una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza all'interno del territorio regionale. Auspicato poi il ripristino della presenza del personale infermieristico e dei medici di guardia previsto dalla dotazione organica e dagli accordi con le ASL Umbre e il potenziamento della fornitura di libri di testo e degli strumenti didattici d'intesa con l'Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario. Attività delle commissioni: in prima commissione audizioni sulla modifica della legge sulla polizia municipale. Ce ne parla in questo servizio David Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria si è riunita a Palazzo Cesaroni per proseguire l'esame della proposta di legge di Donatella Porzi, misto, disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei viaggi della memoria. Con questo provvedimento la Regione si impegna ad incentivare i viaggi della memoria fornendo ai promotori sostegno tramite compartecipazione alle spese di organizzazione attraverso la pubblicazione di un bando annuale a favore delle scuole statali e paritarie. Inoltre i commissari stanno esaminando il progetto di proposta di legge alle Camere firmato dai consiglieri della Lega Daniele Nicchi e Stefano Pastorelli per modificare il decreto legislativo 155 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. L'atto punta a riattivare il tribunale di Orvieto oramai chiuso da 10 anni, anche per rispettare il principio di giustizia di prossimità ribadito dal Trattato sull'Unione Europea, secondo il quale l'amministrazione della giustizia deve essere esercitata il più vicino possibile alle esigenze dei cittadini. L'accorpamento del Tribunale di Orvieto a quello di Terni, che dista circa 80 km, contrasta con questo principio e causa un costo sociale che crea forti sperequazioni. Con la riattivazione del Tribunale di Orvieto verrebbe garantita un'equa accessibilità dei cittadini alla giustizia in rapporto all'estensione territoriale. Infine, la prima commissione sta svolgendo una serie di audizioni sulla proposta di legge per modificare la normativa regionale che disciplina la polizia locale, firmata dai consiglieri Nicchi e Pastorelli, Lega. L'atto punta ad aggiornare un testo vecchio di 18 anni per ristabilire, secondo i proponenti, una gestione più coordinata ed omogenea delle funzioni, dei compiti e delle attribuzioni in capo alla polizia locale. L'obiettivo è quello di promuovere e incentivare l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale, concentrando l'attenzione sulla formazione e l'aggiornamento professionale con l'obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze manifestate dagli enti locali. In Commissione Sanità approvata la proposta di legge della Lega, prima firmataria consigliere Paola Fioroni, sottoscritta anche da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Patto Civico, riguarda i disturbi della nutrizione e alimentazione. E ce ne parla in questo servizio Marco Paganini. La terza commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Eleonora Pace, ha approvato la proposta di legge disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione, dell'alimentazione o del comportamento alimentare. L'iniziativa della Lega è sottoscritta anche da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Patto Civico. Il testo, di cui Paola Fioroni è prima firmataria, è stato modificato prima del voto per recepire le osservazioni emerse durante le audizioni con l'inserimento di riferimenti alla continuità assistenziale anche post-acuzie, ai centri di salute mentale quali componenti della rete integrata regionale per la presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e a tutte le associazioni che svolgono attività sul tema dei disturbi alimentari. La legge mira a disciplinare la presa in carico dei soggetti e a garantire precocità di diagnosi, prevenzione dei comportamenti a rischio, omogeneità
omogeneità di trattamento, continuità assistenziale, equità di accesso, appropriatezza e qualità della cura attraverso una rete integrata che opera secondo un modello multidimensionale e multiprofessionale, prevedendo l'associazione del trattamento psichiatrico e psicoterapeutico con quello nutrizionale. La Regione promuoverà in particolare il miglioramento dell'integrazione dei servizi della rete per dare risposta ai soggetti e alle loro famiglie, nel rispetto dei corretti tempi di cura, nonché la continuità del trattamento ritenuto necessario dall'equipe multidisciplinare. In occasione dello scorso 8 marzo, il gruppo del Partito Democratico ha presentato una mozione inerente ai diritti delle donne in merito a salute sessuale e riproduttiva, a partire dalla contraccezione gratuita. L'atto del PD impegna la Giunta regionale ad adottare interventi finalizzati alla tutela e alla promozione della salute sessuale e riproduttiva delle giovani generazioni e in particolar modo delle donne, con azioni tese a prevenire le interruzioni volontarie di gravidanza, a ridurre i tassi di abortività, a evitare le malattie sessualmente trasmissibili e la diffusione dell'HIV. La tutela della salute della donna in tutte le fasi della vita, ricordano i consiglieri del Partito Democratico, è riconosciuta e garantita dal Sistema Sanitario Nazionale e si fa particolarmente importante nell'ambito delle espressioni della sessualità, nelle scelte di procreazione cosciente e responsabile, nella prevenzione e nella cura delle malattie ginecologiche a partire dai tumori. E riguardo all'interruzione volontaria della gravidanza, per questo è necessario potenziare il ruolo dei consultori familiari, che devono mantenere la propria connotazione di servizio di base orientato a informazione e educazione sanitaria, nonché alla fornitura di mezzi, strumenti e farmaci per la prevenzione e la cura della salute sessuale e riproduttiva. Su richiesta della consigliera regionale Donatella Porsi del gruppo Misto, condivisa dalla totalità dei gruppi politici, l'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato, sempre nell'ultima seduta, all'unanimità l'istituzione in seno all'Assemblea legislativa di una commissione speciale d'inchiesta contro la violenza sulle donne. E i consiglieri della Lega Umbria, Daniele Carissimi, Paola Fioroni e Stefano Pastorelli, annunciano una mozione che ha per obiettivo l'istituzione di un fondo regionale per dare supporto alle madri e rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale che impediscono la costituzione e lo sviluppo di nuove famiglie. La notizia di una nuova gravidanza per le donne che si trovano in una condizione di vulnerabilità economica e sociale, spiegano i consiglieri Lega, è purtroppo spesso accompagnata da paure, smarrimento e senso di solitudine. È necessario tutelare le future mamme da pressioni familiari, preoccupazioni economiche e incertezze lavorative ed aiutarle ad affrontare serenamente l'attesa di un bimbo. Da qui l'istituzione di un fondo regionale a supporto delle madri. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche dell'Umbria, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.